Oggi giornata di sole, anche se presto, sono partito all'alba, sono poi in coma e sono a Sgonico. Sgonico è un bel paesino qui di Trieste, quindi siamo in Friuli e andiamo a vedere se la biomassa funziona dopo qualche anno oppure dobbiamo buttare via tutto qua. Ragazzi, sono qua a Sgonico e non mi aspettavo una roba del genere. E... grande gentilezza di padrone di casa, uno e una due... Allora io pensavo di aprire la rubrica con il solito tema se la biomassa fa ma di fronte a un Kraken di questo tipo è meglio che cambi il nome a questa rubrica. E allora alla domanda solita se la biomassa fa se non funziona, se crea problemi, biomassa con la resa all'acqua complessa, lascio che loro ti rispondano e ti dicano se oppure funziona un pochetto. No, funziona benissimo, diciamo ci sono sempre dei problemi, no? Però diciamo rispetto al gasolio di prima è molto migliore, infatti i consumi sono nella norma, diciamo, però la resa è molto, la resa c'è, migliore. È migliore rispetto a prima con il gasolio che accendevamo alle 4, 5, adesso anche le 2, una, dipende. Sì. Posso solo fino a mezzanotte, quindi... La temperatura in casa che mediamente c'è d'inverno, mediamente... sui 23, 24, massimo il picco 25. Quindi... siamo fuori norma noi. Loro sono responsabili del surriscaldamento globale di Sgonico di Trieste. In realtà, parlavo anche prima, quest'anno con la DAD o altre cose, le temperature in casa sono aumentate di tutti. E le temperature dai 22, 23, 24 gradi sono temperature che io e mia moglie amiamo. Bravissimo. Li ringrazio tantissimo per la fiducia prestata un anno fa, anche perché non è che siamo dietro l'angolo, quindi siamo abbastanza distanti, anche se il collaboratore nostro qui, Dragotim, è qua vicino e ha fatto un gran bel lavoro. E qua c'è la sala termica. A quel tempo avevo fatto anche un video qui, Dragotherm, Alessandro ha fatto veramente un miracolo, perché la sala termica è piccolissima. Piccolissima, però è riuscito a farla funzionare al meglio. Adesso andiamo a vedere un attimino la caldaia. La caldaia, con il protocollo Biomass Evolution, anche in questo caso dispone di un solare termico che qui, sempre per amore della verità, dovrà venire Alessandro perché c'è una piccola perdita. Quindi solare termico c'è, solare termico che sta funzionando e anche bene. Puffer fatto su misura, tanta fatica, proprio per andare a rispettare gli spazi corretti da protocollo. Lì ci sono i due vasi di espansione, uno per la sanitaria e uno per il riscaldamento. Valvola termostatica della FAR per l'acqua sanitaria, questa serve tantissimo in tutto il periodo, sia estate che inverno che autunno, per fare in modo che l'acqua all'interno dell'impianto di riscaldamento, scusami, sono ricoglionito, e l'acqua all'interno dell'impianto sanitario non arrivi bollente, così da ustionare le persone e anche creare poi problematiche ai condotti, agli miscelatori e tutto quello che ci va dietro. Defangatore, eccolo qui, anche qua defangatore abbastanza grande visto il giro dei litri dell'impianto, e canna fumaria con un'ispezione e un'altra esterna, insomma tutto perfetto. Non l'hanno pulita, sicché quello che vedi è realmente quello che è. La camera di combustione è perfetta, il pellet usato è buono, buonissimo, e anche il residuo del pellet è veramente ok. Lì, lo sai, in questa tipologia di macchine ci sono i turbolatori, quindi dove ci sono i giri fumi che poi vanno su nella canna fumaria, sotto i turbolatori c'è un altro cassetto che va a ricevere tutte le pulizie date dai giro fumi. Ultima roba, questa è la tipologia di radiatori che c'è dentro in casa. Quindi radiatori di una certa portata dove sono state installate le valvole termostatiche e dove l'assorbimento è parecchio grande. Anche qua da Roberto, Emanuele e famiglia abbiamo, al tempo avevamo fatto la cessione del conto termico, tutto è andato bene, sicché loro hanno avuto caldo in casa, estremamente caldo, ad un impatto economico basso. Continuo il mio giro a Sgonico, adesso andiamo alla terza, nella terza famiglia, dove da poco è stato installato un impianto con il protocollo Biomass Evolution. Andiamo!